Sì, esatto, stavo aspettando questo momento da 9 mesi, è stato praticamente un parto. E no, non ho messo incinta a nessuno, quindi state tranquilli, non ci sarà un baby Simone. Finalmente, dopo 9 mesi, posso dire di aver finalmente acquistato quello che stavo aspettando da tantissimo. Esattamente, parliamo di 3 anni. No, non si tratta di uno smartphone, no, non si tratta di un tablet, non si tratta di una scheda video. Piccola parentesi, qua sotto in descrizione trovate dei link di alcune offerte di Amazon del Black Friday molto interessanti, andate a beccare qua sotto i link perché sono veramente interessantissime. E oltretutto trovate anche il mio link referral di Amazon, quindi se volete fare un acquisto di qualsiasi cosa utilizzate il mio link per darmi una piccolissima percentuale, una piccolissima mano per il canale. E un altro piccolo PS, gli sfondi sono finalmente disponibili, yeah! Ed è per questo che ho questa inquadratura, non per altro motivo, perché sinceramente non mi piace moltissimo, però era per farvi vedere che finalmente i nuovi sfondi sono disponibili. Quindi il link del download su Dropbox lo trovate qua sotto in descrizione. Ma ora passiamo all'argomento del video. Ho acquistato Pokémon Luna! Alleluia, alleluia, alleluia! Dopo che GameStop non ha rotto il Day One come tutti gli altri negozi della Terra, addirittura 1 euro l'ha rotto 2 settimane fa, finalmente anche io ho tra le mani Pokémon Luna. E vi posso dire anche che cosa ne sto pensando, visto che lo aspettavo da talmente tanto tempo che non me lo ricordo manco io. E quindi avevo una grandissima aspettativa per questo titolo che si presentava come praticamente il migliore di tutto il franchise. Beh, io ho praticamente per ora solo 4 ore di gioco, quindi ovviamente non vi posso dire quello che penso al 100%, ma se voleste il mio parere dopo che l'avrò finito totalmente, scrivetemelo qua sotto nei commenti, scrivetemi appunto se voleste o no un video recap una volta che lo finirò, quindi una recensione praticamente perché sarò felice di farla. Comunque, che cosa ne sto pensando? Beh, devo dire che sono piacevolmente sorpreso dalla grafica, perché ok, non si può pretendere chissà che cosa dal 3DS, ma decisamente meglio del previsto. Per fortuna non hanno continuato ad utilizzare il 3D come negli scorsi giochi, perché lo rendeva veramente pesantissimo e bruttissimo da vedere. Quindi praticamente il 3D si limita a pochissimi sprazzi di gioco e si nota dove è usato il 3D perché rallenta tantissimo, pur avendo un hardware decisamente decente. Oltretutto sono piacevolmente sorpreso anche dalla difficoltà del gioco, almeno in queste prime battute, perché mi aspettavo un miglioramento e quindi un aumento della difficoltà. Ma non pensavo fino a questo punto. Volete sapere che Pokémon ho preso come starter? Volete saperlo? Molti mi uccideranno per questo, ma ho preso Poplio. Yes! Yes! E sì, ho riavviato il gioco una volta perché lo volevo femmina. La sua evoluzione finale, spoiler, 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 è decisamente femminile. Quindi, siccome però mi piace un casino, quindi ho detto lo voglio, lo voglio, lo voglio. E quindi ho preso Poplio. Pur andando contro praticamente il 99% della community. Però è bellina, dai, è troppo simpatica. Ho pubblicato anche qualche foto su Snapchat e tutti quanti mi sono andati a dire: è bruttissimo io. Non è vero. Inoltre, sto iniziando già a farmi un pochettino la mia squadra, anche se non sarà ovviamente quella definitiva, perché ho già in mente che cosa prendere. Però, insomma, per ora, ripeto, mi sta piacendo. Meo e Persian forma Alola sono bruttissimi, veramente sono una cosa orribile. Come anche Rattata, non so perché, però va bene. Inoltre, ho già incontrato qualche Donald Trump. Se, non, ditemi che Yanguse non è Donald Trump. Caspita, anche la sua evoluzione pure è peggio. È proprio Donald Trump da vecchio, è proprio Donald Trump. Comunque, perché ho scelto Luna e non Sole? Beh, mi piace di più. Cioè, nel senso, semplicemente perché il leggendario di copertina mi piace di più. Luna. Ah, ma mi piace di più il Solgaleo, sinceramente. Lo trovo decisamente più caratteristico di un ulteriore leggendario a quattro zampe. Basta. Quindi, ok, ho scelto Luna e poi soprattutto perché ho scelto Pokémon X, Pokémon Zaffiro Alpha, Pokémon Luna, tutti blu sono e quindi, vabbè, ho scelto un'altra volta un titolo Pokémon che ha come colore base il blu e niente, non c'è niente da fare. È la mia nemesi, insomma, sto blu. Queste sono le mie primissime impressioni, veramente primissime, prendetele come tali perché magari poi alla fine il gioco diventa una porcheria assurda, ma spero di no. Comunque mi piace anche il fatto che abbiano iniziato proprio
pesantemente con la trama. La trama sembra molto più intricata del normale. Diciamo che ci piace, yes. Per ora questo è quello che penso. Se non aveste visto il video recap della Games Week che è uscito sul canale di Pokémon Millennium, andatelo a recuperare. Perché ve lo dico? Perché quel video l'ho girato e montato interamente io. E insomma, è stato un piacere lavorare con Saidonia, Chiara e tutto lo staff di Millennium. Quindi, se voleste andare un'occhiata, trovate il video qua sopra di me, nella scheda dedicata. Io vi ricordo, ancora una volta, qua sotto in descrizione trovate il mio link di Amazon e alcune offerte della giornata di domani, quindi oggi per voi, per il Black Friday. Il link del mio canale Telegram, mi raccomando, andate a mettere l'iscrizione al mio canale Telegram, è importantissimo. E il link per il download degli sfondi, non soltanto lo sfondo SR dedicato, ovviamente, credo che si capisca, ai Pink Floyd, ma tantissimi altri sfondi che appunto andranno piano piano ad aggiornarsi anche in versione mobile. Quindi, grazie mille per essere passati, noi ci rivediamo in un prossimo video. Vi ricordo ancora una volta di lasciare qua sotto un commentino se voleste continuarmi a sentir parlare di Pokémon. E niente, andrò a catturarli tutti. Peace. Volevo chiudere un video così da una pizza.